L'inquinamento del Mar Mediterraneo, quindi per stabilire la valutazione dell'impatto di questo inquinamento. Mezzilitter dobbiamo costruirlo anche attraverso quello che dicevo, il coinvolgimento strutturato degli EDIC, quindi sapere se c'è di appartenenza. Però noi possiamo fare il lavoro opposto, cioè con Legambiente. Lo potete vedere, ormai è su YouTube, cioè ovunque. Vuole riciclare la plastica e ha coinvolto praticamente gran parte delle università. Sono delle iniziative previste per l'8 giugno, però potrebbe non essere l'unico canale. Secondo me, per esempio, comunque il mare in città d'acqua fondamentalmente, anche se non è sul mare, è anche un esempio virtuoso perché è uno dei comuni italiani che ricicla. Molto diverse in funzione delle località, voglio dire che mi posso immaginare che nelle dobbiate fare per forza il convegno, potete fare un'attività di comunicazione di altro genere. E, insomma, diciamo che secondo me c'è una questione di educazione alla sostenibilità che voi fate regolarmente, ma che in questo caso... ...quantitativi enormi di plastica, cioè forse... Si può anche collegare anche questa cosa oppure il Sì, no, assolutamente, perché parte, tra l'altro, se vedete il preview entro la fine di questa settimana, alla luce di quello che ci siamo detti qui, per utilizzarli al meglio, proprio nell'arco, visto che la campagna deve partire, è il momento di vedere come strutturarla questa. Però qua in quanto rende fino alla prossima riunione siamo abbastanza, possiamo riprendere il progetto. Ovviamente questa è tutta da rivedere, nel senso che guardo le varie parti, sono da rivedere tutti i contatti. La premessa l'altra volta ce l'aveva fatta mamma Anninen, che era il nostro referente a Bruxelles, abbiamo provato chissà. Naturalmente servono forze per fare questa cosa, ci sono le varie tecnologie di materiali che ci arrivano, quindi la resistenza più sull'online. Adesso un po' di gente c'è sul nostro progetto. E... Sì, perché certo, no? Insomma, se qualcuno esatto, se ognuno spende una sezione non si dice poi da. Facciamo un indice. Forse anche di più. Sì. Certo, solo online. Non lo so. Valentina Parasecolo cura le relazioni, le pubbliche relazioni del Parlamento europeo in Italia. Che cos'è la campagna Stavolta Voto? Stavolta Voto è la campagna istituzionale del Parlamento europeo contro l'astensionismo e quindi per aumentare l'affluenza. Quello dell'astensionismo effettivamente è un problema in Italia, non solo in Italia, anche in tutti gli altri paesi, quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. Come funziona? Sostanzialmente si basa su un sito, è un sito stavoltavoto.eu o thistimeimvoting.eu, che è quello, quello in inglese, insomma la lingua più parlata, più conosciuta. Da lì è possibile iscriversi e diventare o semplicemente iscritto o attivista, che significa cercare di convincere altre persone a iscriversi a loro volta e quindi a votare, o addirittura volontario. Un volontario di Stavolta Voto è una persona, un cittadino, spesso un ventenne, un trentenne, perché poi è la parte dell'elettorato che in qualche modo più ci interessa, perché è su questa che si fonda il futuro dell'Unione Europea, e come volontario un cittadino può fare attività come eventi, fare attività come seminari, organizzare, c'è chi sta organizzando maratoni, chi sta organizzando addirittura una biciclettata, per mobilitare al voto. Ci sono già delle proiezioni su come sarà il prossimo Parlamento europeo, dove si possono vedere e come potrebbe andare il 26 maggio? Le proiezioni ci sono, le pubblichiamo ogni 15 giorni, nella fase finale della campagna saranno pubblicate tutte le settimane.
È difficile, diciamo, stabilire quello che sarà, anche perché le proiezioni poi si basano sui gruppi esistenti, quelli che già ci sono, se ne potrebbero creare altri in futuro. Si parla molto della questione sovranismo, non sovranismo, cioè un Parlamento in qualche modo euroscettico, forse per la prima volta in maniera maggioritaria. In realtà dalle proiezioni così non sembra, però è un dato di fatto che ad oggi il PPE e il PSE, che da sempre avevano insieme la maggioranza, sembrano non averlo questa volta, averla questa volta. Vedremo, insomma, anche, del resto la campagna è all'inizio, quella politica, quindi vedremo che cosa ne sarà. Com'è lavorare nelle istituzioni europee? Io ci lavoro da giugno, in realtà faccio parte della parte che è stata integrata in ogni paese, e della parte di comunicazione che è stata integrata in vista delle elezioni. Vengo dal giornalismo, ho sempre fatto da giornalista, per un breve periodo ho lavorato in comunicazione, però sono tornata alla comunicazione e sono molto felice perché, insomma, per il Parlamento europeo da studentessa avevo già fatto due stage, quindi sia a Bruxelles sia a Roma, quindi è comunque un'istituzione che sento in qualche modo far parte della mia biografia un po' da tanto, quindi sono stata molto felice di aver avuto l'occasione di tornare a lavorare per il Parlamento europeo. Spero anche che, diciamo, di continuare a lavorarci, insomma, perché ho splendidi colleghi, lo dico senza piaggeria, ma è davvero così, e soprattutto sono molto felice di lavorare per l'istituzione in un momento in cui essere dalla parte delle istituzioni, lo dico con particolare convinzione, non è facile, perché spesso vengono messe in discussione, quindi per me, dal mio punto di vista, è qualcosa di cui andare molto fieri. Beatrice Covassi è la direttrice della rappresentanza della Commissione europea in Italia. 26 maggio 2019, elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo in Italia. Quali sono le sfide dei prossimi 5 anni? Le grandi sfide attuali, le abbiamo sotto gli occhi tutti, sono sfide di natura globale. La gestione della globalizzazione economica, chiaramente con i danni che ha fatto in termini di coesione sociale, con una forbice di diseguaglianza sociale che si va ampliando anche nel nostro paese e anche in Europa rispetto appunto agli anni precedenti. Abbiamo ancora tutto il fenomeno migratorio da gestire. Rimane bloccata la riforma di Dublino, del regolamento di Dublino, e quindi il diritto all'asilo, e dobbiamo trovare dei canali legali anche per poter permettere alle persone di emigrare in Europa e dei modelli di integrazione sostenibili. Abbiamo la grande sfida della sostenibilità ambientale, sociale, ecologica e di genere, una sostenibilità delle società del futuro che dobbiamo davvero cercare di realizzare. Ed infine abbiamo la sfida del terrorismo internazionale e della sicurezza, una sfida importante perché anche questo è stato chiaramente un fenomeno recente che ha duramente colpito il nostro continente, che ha colpito anche un giovane trentino, Antonio Megalizzi, e quindi ha coinvolto da vicino anche alcuni nostri conterranei. E di fronte a tutte queste sfide dobbiamo dare delle risposte comuni che siano convincenti. C'è chi vorrebbe andare indietro di 60 anni, dare delle risposte nazionali, e invece c'è chi vuole andare avanti e riformare e costruire in questo senso. Questa è la sfida attuale più grande che abbiamo alle soglie delle elezioni europee. Abbiamo un sacco di progetti finanziati in ogni comune anche del Trentino, infatti c'è l'iniziativa 176 Volte Europa, per far capire come in ogni comune c'è almeno un progetto europeo, ma questa consapevolezza non c'è nei cittadini del fatto di quanto fa per noi l'Europa. Bisogna ritrovare la consapevolezza e l'orgoglio di quello che abbiamo costruito negli ultimi 60 anni. Realizzazioni pratiche come i progetti che sono sotto gli occhi di tutti e spesso i cittadini non lo sanno, e sono dalle infrastrutture a progetti nel sociale, a progetti nella scuola, quindi è importantissimo sapere quanta Europa c'è intorno a noi, ma dobbiamo anche tornare alla consapevolezza di che cosa significa vivere in Europa, che è un bel vivere per tanti aspetti, un vivere di qualità. Abbiamo una qualità dell'aria altissima, del cibo, di tutta la filiera agri-food. Abbiamo un modello Europa che garantisce diritti a tutti e protegge e tutela cittadini e consumatori. Questo orgoglio e questa consapevolezza
va ritrovata, perché è soltanto così che sapremo costruire e guardare all'Europa del futuro. Per la prima volta si vota per il Parlamento europeo dal 1979 e per la prima volta potrebbe essere una campagna elettorale nella quale veramente ed effettivamente tutte le forze politiche parleranno veramente di Europa. Questo è un dato molto positivo. Finalmente si vota alle europee parlando di Europa e non giocando queste elezioni importantissime su dei temi prettamente nazionali o addirittura locali. Quello che deve essere chiaro agli elettori è la scelta, la posta in gioco e la scelta tra un'Europa dei popoli o un'Europa dei populismi, tra un'Europa appunto che è sovrana e che condivide sovranità, oppure un'Europa sovranista. Sono concetti molto diversi, sono visioni del futuro molto diverse. Ma io ritengo che abbiamo per la prima volta storicamente un'opportunità grande di costruire un'Europa che ancora non esiste. Penso in particolare all'Europa sociale, l'Europa del welfare. Questa ancora è tutta da costruire, anche se l'abbiamo proclamata di recente. Penso anche a tutti i progressi che possiamo e dobbiamo fare nel completamento dell'unione economica e monetaria, quindi riuscendo a fare meglio nella zona euro. Ed infine penso a un'Europa che parli con una voce sola nelle relazioni internazionali e che sia un attore globale di peso tra una Cina sempre più aggressiva, una Russia che la vorrebbe indebolire e un'America in questo momento quantomeno ambivalente. Quindi la posta in gioco è davvero grande ed è importantissimo andare al voto convinti, dare il proprio contributo, ma soprattutto con molta consapevolezza di quello che andiamo a votare.